Ben ritrovati amici giallorossi, nuova puntata di 10, il format di sololecce.it in cui approfondiamo i temi del calcio salentino e ovviamente della formazione giallorossa. Con noi questo pomeriggio Mario Pacilli, grazie. Buonasera. Allora Mario, entriamo subito nelle domande. Innanzitutto, come stai e quanto ha pesato quell'infortunio che ti ha rallentato un po' quest'anno? Adesso comincio, sto bene, questo infortunio un po' mi ha condizionato, perché sembrava una cavolata, però la caviglia è sempre fastidiosa, ci vuole un po' di tempo per riacquisire anche la forza, per poter poi fare tutti quei movimenti che servono in partita. Mentre, a proposito, movimenti che servono in partita, rispetto allo scorso anno i tuoi movimenti sono cambiati, perché prima giocavi lì sulla destra in una posizione diversa, invece adesso quanto è forte questo cambiamento del passaggio in mezzo? Ma è un cambiamento che comunque in passato avevo già fatto, come tutte le cose mi sono cercato di adattare e acquisire il più velocemente possibile quello che il mister richiedeva. Io da parte mia mi metto a disposizione e cerco di fare quello che il mister mi chiede. Mentre per quanto riguarda questa parte finale di questo 2017, nella seconda parte ricco di emozioni, Paganese, Monopoli, Virtus Francavilla e infine Trapani. Questo mini ciclo, quale può essere la partita più insidiosa secondo te? Ma secondo me dobbiamo vedere partita per partita. Adesso c'è la Paganese domenica e quindi dobbiamo affrontare questa partita come una finale. Poi si penserà alla prossima, finché arriviamo a Trapani, dove tireremo le somme. Bene, hai parlato appunto di pensare partita per partita, così come accadeva nei playoff, ma questa squadra che è ripartita, come accadrà poi proprio contro la Paganese dopo una settimana di stop, ma è importante la sensazione di rivalsa che c'è dopo quel brutto e amaro pareggio di Alessandria che ci ha escluso dalla Final Four dei playoff? No, tutto ciò che secondo me può darci degli stimoli per fare bene, per affrontare ogni partita al massimo, sono benvenuti, diciamo. Quindi se ci può dare un pizzico di qualcosa in più i playoff dell'anno scorso, ben venga, ma dobbiamo trovare sempre delle motivazioni importanti per affrontare tutte le partite e cercare di vincerle. La Paganese che avversario è? Parliamo dell'attualità anche. Voi, scusami, contro le piccole avete sempre avuto qualche difficoltà, ricordo l'Acragas, ricordo la Fidelissandria, la Paganese è una di queste, come l'affrontate? Ma affrontiamo la Paganese non guardando la classifica, ma affrontandola nel modo giusto, con la giusta concentrazione, perché comunque sono una buona squadra e cercheremo di andare lì e cercare di vincere la partita. E dicembre è finito, alle porte c'è gennaio per tanti è mese di mercato. Voi, siccome c'è qualche voce che ti riguarda, vuoi rassicurare i tifosi giallorossi che rimarrai qui e che vuoi far parte di quel gruppo che sta provando la scalata? Assolutamente, abbiamo iniziato questo percorso assieme e da parte mia non c'è assolutamente nessuna intenzione di lasciare questo gruppo, perché non mi piace lasciare le cose a metà. Abbiamo iniziato questo percorso e almeno da parte mia io sto bene e voglio raggiungere questo obiettivo con i miei compagni, dando il mio contributo ogni volta che mi sarà dato la possibilità. Quanto ha inciso in flash da 1 a 10 Fabio Liverani nel cambio di marcia di questo Lecce? Il mister è sicuramente una persona molto carismatica, una persona che ti trasmette molto, quindi ci ha dato quel qualcosa che poi si è visto in campo e ha portato a fare quello che abbiamo fatto fino adesso, ma che non abbiamo ancora fatto nulla, tra virgolette. Mentre per quanto riguarda, usciamo un attimo dal terreno di gioco, come ti trovi a Lecce Città? Vediamo che sui social, soprattutto con le stories su Instagram, ti piace giocare e spesso e volentieri apprezzi questa città. Sì, assolutamente, mi trovo molto bene qui a Lecce, quindi per quello che poi faccio io, quindi non ho grossi
grilli per la testa, tra virgolette, nel senso, una città comunque a misura d'uomo che ti permette di vivere bene, e a me piace così. Ok, mentre per quanto riguarda invece i nuovi che sono arrivati qui quest'anno, c'è qualcuno che è andato al di là di quelle che potevano essere le tue aspettative come compagno di squadra? Ma mi hanno fatto un'ottima impressione tutti quanti, e tutti poi come si vede stanno dando il loro contributo importante per questa causa, quindi fare un nome potrebbe essere un po' riduttivo magari anche rispetto agli altri, perché secondo me tutti hanno dato il loro apporto, di quelli che sono arrivati, in maniera importante. Senti, una qualche coincidenza, abbiamo parlato del gol su punizione col mister, gli ho fatto proprio io la domanda ed è arrivato il gol su punizione di Zonev. Ci sono stati anche altri episodi positivi, mancava il gol del difensore, ha segnato Ciancio. Quanto ti manca il gol? Beh sì, il gol mi manca, non è un'ossessione, però il gol ovviamente mi manca e spero che arrivi presto. Speriamo di avertelo chiamato, come già accaduto nelle altre due precedenti occasioni dove, diciamo, un po' di fortuna l'abbiamo portata anche noi giornalisti. Noi ringraziamo Mario Pacilli per essere stato con noi. Grazie a voi. Ringraziamo anche l'Unione Sportiva Lecce che ci ha concesso questa intervista. Noi di sololecce.it continuate a seguirci, perché 10 non finisce, ci saranno altri approfondimenti anche con altri sport, quindi sempre collegati sia sulla pagina Facebook sololecce.it, su www.sololecce.it e sul nostro canale YouTube. Da Matteo Bottazzo è tutto, un buon proseguimento di serata, magari guardando i video di sololecce.it. Arrivederci.